Sì, grazie. Io non voglio ripetere quello che ho chiesto al mister, vorrei che fossi tu a darci almeno una spiegazione logica sulla regressione numerica, okay? Perché il mister dice che stiamo anche bene fisicamente, sulla regressione numerica di questa squadra, su un'analisi che non si fonda su una partita, su due o su tre, ma su 14, che è quasi un intero girone, dove portiamo una media inferiore a 0,8 punti gara, il che vuol dire una media buona per evitare l'ultimo posto forse ed entrare nei play-out neanche da quintultima. Allora ti chiedo se è arrivato il momento di preoccuparci oppure se magari siamo nella condizione di dare un calcio a questa serie, no, non so come, ma di farcela. Credo che la preoccupazione ci debba essere in domenica, Walter, per affrontare meglio la partita. Nel senso che se sono passate 14 partite e abbiamo avuto una media bassa, ci deve essere un motivo. Penso che dobbiamo cercarlo ognuno dentro di noi. C'è poco da fare. Evidentemente prima gli episodi ci andavano a favore perché avevamo quel qualcosa in più durante la partita. Adesso gli episodi si girano quasi sempre contro, secondo me non è un caso, qualcosa in più dobbiamo mettercela. Oggi eravamo molto rammaricati perché secondo me a livello proprio di agonismo e di intensità della partita, forse è la partita di queste 14 diciamo, più bassa che abbiamo giocato. Quindi dobbiamo dare una svolta. Se prima non eravamo tanto preoccupati, è il caso che cominciamo a preoccuparci, ma più che altro perché sarebbe un peccato non invertire questo trend e riprendere, diciamo, la corsa che abbiamo fatto prima. Al di là di questo, credo che la nostra squadra tanto ha fatto bene il girone d'andata, come ho già detto tempi addietro, forse abbiamo fatto anche qualche punto in più, magari nel girone d'andata che non dovevamo, adesso stiamo facendo qualche punto in meno. Quindi dobbiamo cercare solo di cercare la tranquillità, ma di metterci qualcosa in più durante la partita, perché è importante secondo me annusare il pericolo in certe situazioni, annusare il momento no, stare con le antenne più dritte in certi momenti della partita. Questo secondo me è molto importante. In questo momento è quello che forse ci sta mancando. Ciao Francesco, io ti volevo chiedere a proposito della tenuta difensiva e della preoccupazione, con la Vibonese, la Turris, l'Avellino, il Palermo e il Potenza sono gare in cui il Teramo è passato a condurre, era avanti e poi si è fatto rimontare. C'è anche un po' la sensazione adesso che la poca solidità dietro possa portare anche il momento del vantaggio come oggi, dopo il tuo gol, a dire inconsciamente, ecco, adesso lo prendiamo. No, non credo, guarda, abbiamo preso gol che eravamo in 10, che si è fatto male Birligiani in quel frangente di là. Io dico, in questi momenti qua è il momento dove devi drizzare le antenne. Cioè, se è rimasto in 10, che è stato un infortunio, siamo in inferiorità numerica, dobbiamo dare qualcosa in più. In quel momento là invece ci hanno imbucato con troppa facilità, secondo me. Come dire, siamo andati in vantaggio, ok, la partita si è messa al verso nostro, abbiamo dato qualcosina in meno quel frangente, poi non siamo riusciti più a capovolgere la partita. Non credo sia una questione di tanto ora lo prendiamo. Non voglio pensare a queste cose, onestamente. Ciao Francesco, senti, questo è davvero un brutto KO, una brutta sconfitta per il Teramo. Può abbattervi anche da un punto di vista morale, psicologico, insomma, come cercare di risollevarsi anche da quel punto di vista. Il mister ha parlato molto di lavorare, bisogna lavorare, sì, sul campo, ma ora anche sulla vostra mente. Sì, allora, guarda, momenti difficili, nel senso, sono brutti da affrontare, ma sono allo stesso tempo belli, che ti mette di fronte a una sfida con te stesso. Non è facile quando le cose non vanno bene scendere in campo e essere tranquilli, giocare liberamente. Quindi questo è un momento importante per noi per il proseguo della stagione, quindi dobbiamo dare qualcosa in più. È normale che più passano le partite, meno vinciamo, più si farà pesante questa situazione. Quindi dobbiamo cercare il prima possibile. Se ci è mancato qualcosa prima, dobbiamo darlo adesso. La fortuna ci mette davanti un'altra partita domenica, quindi dobbiamo cercare di andare a Castellammare e dare il massimo. Ciao Francesco, Ciao, Gaetano. voglio chiederti a livello personale, tu, insomma, sul piano della forma, insomma, che Francesco Bobbaggi è in questo momento? Io mi sento benissimo. Non mi piace parlare a livello personale, però nelle ultime 8 partite ho fatto 4 gol.
nel senso, mi sento bene fisicamente, mi spiace se non, magari non riesco a dare questo, qualcosa in più, ripeto, tutti quanti stiamo dando qualcosina in meno, compreso io, quindi ci tengo a precisare questo. Fisicamente mi sento bene, ma anche tutti i ragazzi si sentono bene, non è una questione fisica. Magari prima abbiamo sentito troppo profumo, come si dice, eravamo un pochettino troppo profumini, adesso dobbiamo cominciare a sentire un po' gli odori, quindi penso sia questo che ci sta mancando, onestamente. Noi, io leggo male le situazioni, evidentemente, Francesco, ma io ricordo un Teramo diverso, al di là dei risultati, cioè tu andavi a pressare, noi andavamo a pressare al 90esimo in pieno recupero, addirittura nella metà campo altrui. Oggi mi dite il mister, tu, che stiamo bene fisicamente, e sarà sicuramente vero, infortuni a parte, perché ci sono infortuni, poi rientrano e si fanno male un'altra volta allo stesso punto, qualcosa non va. Ma detto questo, che non riguarda te, quel Teramo là, quel Teramo che brillava e che faceva sfracelli agonistici, io non lo vedo da 14 partite. Quindi è una questione diversa, cioè non è una questione di buona volontà o di non buona volontà, che non mancano, per l'amore del cielo, ma è che non siamo più quella squadra che eravamo, ma da troppo tempo non lo siamo più, quindi io mi preoccupo. Sì, no, ma il caso è che cominciamo a preoccuparci tutti, Walter. Se dopo 14 partite non diamo più l'impressione della stessa squadra, vuol dire che qualcosa ci sta mancando. Credo che non è un discorso fisico, è un discorso di, magari all'inizio, sai, eravamo più liberi, cioè non avevamo la pressione di dover fare il campionato di vertice per forza, perché la squadra non è partita per fare un campionato di vertice per le prime 3 posizioni, nemmeno forse per le prime 5 posizioni. Quindi eravamo molto liberi. Il momento che ti trovi davanti al fatto con quell'esploit di inizio campionato importante, capisco che la pressione possa generare qualcosa di diverso. In questo momento le cose non vengono, l'unica cosa che possiamo fare è continuare a lavorare per cercare di ritrovarci, perché noi le nostre lacune penso che le abbiamo mascherate nelle prime partite, perché questa squadra ha delle lacune, non c'è niente da fare. Poi ha del potenziale, sì, ma è una squadra che ha delle lacune, altrimenti non è una squadra per competere per la prima posizione, detto onestamente. Quindi se abbiamo sopperito a quelle lacune con l'atteggiamento, con l'agonismo, con la voglia di rincorrere finché non ci casca la lingua per terra, dobbiamo ritirarlo fuori, perché solo così penso che possiamo cercare di invertire questo trend. Francesco, allora io ti chiedo, partendo dalla tua risposta, questa squadra ha il potenziale per arrivare dove? Guarda, nel senso, i campionati poi sono sempre particolari, non è che sempre vince chi dovrebbe, e via dicendo. Questa squadra ha fatto vedere che potrebbe lottare tranquillamente per il terzo posto, in questo momento si sta allontanando, ma non neanche perché stanno correndo più di tanto, ma perché noi purtroppo ci siamo fermati in questo momento. Noi dobbiamo fare il meglio che possiamo fino a fine anno. Dove arriveremo, quella sarà la posizione che siamo meritati. Io ripeto sempre questa cosa, perché quando ti mancano negli episodi delle situazioni, a me la sfortuna non mi piace definire sfortuna, gli episodi capitano per un motivo, perché ti manca qualcosa, perché non hai l'attenzione giusta come squadra, perché non hai l'intensità giusta come squadra, altrimenti non ti capita. Quindi la posizione che raggiungi a fine anno sarà quella che si è meritato. L'anno scorso eravamo una squadra che meritava di stare all'ottavo posto, per quello che abbiamo fatto vedere, siamo arrivati ottavi, perché non meritavamo di stare oltre il Monopoli, oltre il Potenza, oltre queste squadre qua. Quindi alla fine, quando chiude il campionato, è la verità, punto. Hai giocato 36 partite, 34, non puoi nasconderti, è quello. Ecco, Francesco, vogliamo provare, tornando alla gara, ad estrapolare qualcosina di positivo, perché di positivo insomma ce n'è stato poco. Nel secondo tempo, quando il Teramo ha fatto di tutto per cercare di recuperare la gara, e dava l'impressione di poterla pareggiare, e poi però ha subito il terzo gol, quindi c'è anche una mancanza di concentrazione, di attenzione, di prestazione negativa. Ti ho parlato di mancanza di attenzione, di non drizzare le orecchie al momento giusto, perché se tu prendi un gol in 5 minuti, prendi 2 gol, evidentemente non hai le antenne dritte, non stai annusando il pericolo di quel momento, non stai capendo che la partita si potrebbe girare a tuo sfavore da un momento all'altro. Questo perché la prestazione, poi onestamente, cioè, siamo lì, abbiamo messo la palla dentro l'area, abbiamo creato qualcosa. Se Riccardo pareggia sul cross subito, se pareggia Chiere Matei, stiamo parlando di un'altra partita. Quindi, però abbiamo preso dei gol banali, secondo me, questo che ci deve far
addrizzare un pochettino le orecchie. Prima per farci un tiro in porta la facevamo sudare tanto, adesso prendere 3 gol in una partita in casa con quella semplicità fa male. È questo che ti dico: l'attenzione, la concentrazione, drizzare le orecchie, rimanere più capire che non è un momento positivo per noi e quindi dobbiamo alzare ancora di più la concentrazione, perché non siamo sulla cresta dell'onda, ora siamo sotto l'onda, quindi dobbiamo stare ancora più attenti, dobbiamo dare qualcosa ancora in più. Grazie. Francesco, ti chiedo solo questo: se dopo una sconfitta del genere, dal punto di vista caratteriale, credi e speri di vedere una reazione forte, la prima vera reazione forte di questa stagione? Sì, prima vera reazione della stagione non credo, non abbiamo fatto qualcuna, però sì, dobbiamo invertire questo trend il prima possibile, speriamo già domenica, una partita tosta, c'è poco da dire, loro sono anche rinforzati di gennaio, quindi è una partita difficile, dobbiamo arrivarci nel miglior modo possibile, con le lampadine accese, va? Concentrati, e per tirarci fuori, perché dobbiamo vincere, punto.